Buon pomeriggio a tutti, carissime amiche ed amici, come state? Tutto bene? Ben ritrovati sul mio canale, benvenuti in un video haul, un mega haul di Shein. Non so se avete visto la foto in copertina, ma è un paccone enorme, ancora il chiuso totalmente confezionato, quindi lo aprirò con voi. Infatti ho già pronto il taglierino sempre di Shein per andare subito a spacchettare il pacco, non prima di mostrarvi una collaborazione, una piacevolissima collaborazione con l'azienda Magic Dears. Ovviamente io vi lascerò tutti i riferimenti, tutti i link, tutte le informazioni in info box. Stiamo parlando comunque di un'azienda abbastanza matura, quindi presente già sul mercato da tanto tempo, che comunque nasce in Cina e opera e produce in Cina. Però propone comunque per la maggior parte articoli per donne, uomini, ma a livello di borse, borselli, pochette, quindi tutto ciò che fa parte comunque dell'abbigliamento o di un outfit di una donna o di un uomo. E ci sono comunque, c'è anche qualche cosa per bambini. Il sito è abbastanza semplice da seguire, molto intuitivo. Per le spese di spedizione più o meno ci sono una quindicina di giorni. Come metodo di pagamento prendono sia la carta di credito che PayPal. Insomma, andate a visitare il sito perché veramente sono piccoli prezzi, quindi prezzi molto piccoli, molto contenuti, però secondo me prodotti di qualità. Infatti mi hanno dato l'opportunità di scegliere due prodotti, ne ho scelti due, uno per mio figlio e uno per me, e sono veramente contentissima di quello che ho scelto per mio figlio perché è uno zaino meraviglioso per l'università. Ve lo mostro subito e appunto vi lascio il link in info box. Perché costano veramente poco, quindi se vi interessano per l'università, per il lavoro, dove poter mettere anche un tablet, un PC, credetemi, sono fatti veramente bene. Vi mostro per prima quella che ho scelto io, perché è una semplice tracolla, si presenta in questo modo, quindi una leader con questa cintura così, quindi la rende un attimino più sfiziosa, più carina e anche più informale, e poi presenta la cerniera qui, quindi comunque una tracolla abbastanza grande, devo dire, una borsetta abbastanza grande. Ha un'altra cerniera qui davanti, aspettate che ve la apro. Ok, un'altra qui, c'è la plastica. Ok, e poi la classica zip dietro, che comunque risulta questa abbastanza comoda perché potete mettere anche solo, che so, il bancomat o comunque soltanto le chiavi e tenerle separate dal resto della borsa. Anche all'interno addirittura c'è un'altra zippetta, quindi per essere, ecco, una tragollina è abbastanza carina, abbastanza grande. La qualità non sarà ovviamente delle migliori, non sarà pelle, però ecco, fa la sua figura. Quindi questa l'ho scelta per me. Invece guardate lo zaino quanto è bello e come è fatto bene oltretutto. Allora, l'ho preso di colore grigio, ma ci sta anche di altri colori, e questo è lo zaino. La particolarità di questo zaino, vabbè, oltre ad avere anche le spalle, le spalline imbottite, è quella dell'uscita USB. Quindi all'interno trovate anche il cavetto. Aspettate che lo apro. Cioè, veramente è fatto troppo bene. Guardate, intanto è grandissimo, ok? Qua c'è il cavetto con l'uscita USB. Qui ci sono tasche. Quindi qui ci sono tasche, qua potete mettere anche il PC o potete metterlo anche nella tasca davanti, che aspettate che vi apro anche questa tasca. E poi un'altra ancora, se non erro, sì, qui, guardate qua. Quindi uno, due e tre, cioè ha una capienza bestiale. È regolabile, ha le spalline, ha la presa così in questo modo, oppure così a valigetta, cioè è uno zaino veramente formidabile. È fatto benissimo, è lavabile, quindi ve lo consiglio per il lavoro, per l'università o per andare in giro e portarvi anche i vostri strumenti elettronici. È davvero fatto bene, quindi io ringrazio veramente l'azienda per
per la collaborazione e trovate tutto in info box. Ma andiamo a Shein, super parcone di Shein. Aia, mi sono punta. Non potete capire quanto ho aspettato, cioè per quanto tempo ho tenuto questi articoli nel carrello, aspettando di raccogliere i punti, perché sapete bene che se voi fate il check ogni giorno accumulate dei punti e quei punti si trasformano ovviamente in soldi. Quindi ho raccolto una bella sommetta, in più ho utilizzato un codice sconto, quindi ho pagato tutta questa roba, credetemi, a pochissimo ed è arrivato in tempo niente, cioè ormai Shein sta raggiungendo livelli allucinanti. Allora, guardate qua quanta roba. C'è di tutto, cominciamo subito con... Allora, asciugamanina. Nel frattempo, se mi vedete guardare là, è perché ho la televisione messa col volume abbassato per vedere quando inizia Uomini e Donne. Allora, guardate quanto è carina. Asciugamanina per la mia skincare, quindi che utilizzerò soltanto io con questa bella che c'è scritto alpaca. Cos'è, una pecorella? Che cos'è? Vabbè. Quello che è, comunque, questa qua morbidissima e davvero carina. Poi andiamo avanti, pesco a random perché veramente c'è di tutto. Allora, ho preso questo set di spazzolini. Praticamente stiamo lì ogni 2-3 a comprare spazzolini di riserva che comunque costano tantissimo, soprattutto con la loro copertura. Ed io invece ho preso questi. Addirittura, guardate, cioè, si aprono anche. Cioè, perfetto, quindi si mantengono anche puliti e sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 spazzolini di colore assortito setole medie. Ah, vi dico subito che ci sono anche dei detersivi. Sì, ho voluto provare dei detersivi di Shein e ve li mostro subito. Guardate, eccolo qua, già il primo. Curiosissima di trovarli perché per me è veramente una novità, quindi voglio vedere come mi trovo. Oh, allora, queste dovrebbero essere le capsule, le pods da mettere nella lavatrice. O sono le perle? No, sono le pods, guardate. Quindi hanno le perle, il detersivo e l'ammorbidente. Troppo, troppo carine. Poi voglio dire, tutto è rosa. Cioè, davvero carinissime. Quindi queste sono le capsule per lavatrice. Ok. Poi andiamo avanti con sempre detersivi. Ho voluto prendere, avete presente che ci sono quelle là, l'anatra WC si chiamano, sì, WC gel, una cosa del genere, che costano veramente tantissimo. Voglio vedere queste come sono. Quindi si presenta insomma allo stesso modo di quella, come un siringone, e poi va appoggiare, a mettere il detersivo nella vostra tazza. Quindi voglio proprio vedere, voglio proprio vedere come mi trovo, secondo detersivo. Poi, ho preso una di queste, ne ho preso soltanto una perché costava pochissimo. La volevo provare, quindi se mi trovo bene il profumo mi piace, le riprendo sicuramente. E perché avevo messa nel carrello, ma il profumo è buono, avevo messo nel carrello la confezione come questa qui, ma in un non nulla sono andate via. Quindi ho detto vabbè, prendo queste che già comunque le aveva preso una mia amica e mi aveva accennato che sono buonissime, ecco perché veramente sono curiosissima di provarle. E ho preso questa qui singola, cioè pagata, non mi ricordo se 20 centesimi, 30 centesimi, una cavolata. Cioè voglio dire, alla fine la provo e vediamo com'è. Poi, sempre in tema di detersivi, ho preso queste spugnette, che sono delle spugnette barra detersivo per pulire. Non per pulire, per assorbire la polvere o i peli da dentro l'oblò. Guardate quanto sono carine, quindi queste. Questa qui.
Quindi sono spugne che quindi assorbono acqua e nel contempo assorbono anche peli, polvere e tutto ciò che insomma si va a depositare nella lavatrice. Poi andiamo avanti con calzini. Oh, ma sono veramente carini, eh. Guardate che sono carini questi calzini. Coppia di calzini. Poi, non mi ricordo neanche che cos'è. Ah, sempre calzini. Ancora calzini. Allora, così, con i fiocchetti, con i fiorellini. Semplici in questo modo e in questo modo li ho presi tempo fa con altre fantasie, però questi onestamente mi sembrano più resistenti. Insomma, alla fine i calzini non sono mai abbastanza e quindi perché no? E poi ripeto, cioè, i costi sono talmente bassi che voglio dire, ne vale la pena prenderli, provarli. Molte volte non li trovate neanche al mercato a prezzi così competitivi. Metto anche questi qua, tanto poi devo mettere tutto a lavare. Ok, poi ho preso questo qui che sono praticamente lo scotch natalizio per chiudere i vostri pacchetti. Non lo scotch, gli adesivi, i bollini, come li vogliamo chiamare, i bollini adesivi. Vediamo se riesco a prenderlo, vedere da dove iniziano. Boh, ci sarà un segnale. Sì, forse c'è lo scotch messo. Comunque sono tutti questi adesivi, vedete, una bobina di adesivi che andate a mettere nei vostri pacchettini regalo. Li potete mettere nell'agenda, li potete mettere dove volete, cioè pagati una cavolata. Poi questa me l'aspettavo più grande sinceramente. Una mini bajou, ma ci sarà la, vediamo, c'è la linguetta. Ok, non si accende, si era accesa, perché mi abbandoni? Ecco, c'è, carina veramente, troppo carina. In plastica, dalle foto sembrava più grande, vi dico la verità, sembrava più grande. Cioè, guardate qua. Ok. Molto carina. Molto carina. Non so più dove mettere le cose. Poi, cerco di abbreviare perché ci sono un sacco di cose. Allora, questo è uno strumento che voleva mio figlio. È un tappetino di precisione per fare i disegni. Infatti, vedete, ci sono tutte le misurazioni, quindi è proprio un tappetino tecnico per poter disegnare e lavorare, quindi vabbè, non penso che questo vi interessi in modo particolare. Poi andiamo avanti. Ah, questo era quello che aspettavo. Il piatto girevole. Ta-da! E qua andrò a posizionare tutti i vari profumini o vediamo prodotti della skincare, vediamo adesso dove lo andrò a mettere. Quindi il famoso piatto girevole di Shein. Intanto uomini e donne è cominciato, vabbè. Poi, ah, questa qua l'ha voluta mio marito. Questa veramente è la svolta. Se funziona è una cosa paradisiaca. Guardate qua. Allora, praticamente questa si attacca nella doccia, nella vasca da bagno, dove volete, e ci andate a grattare la schiena. Quindi un bel massaggio per la schiena con le ventose. Beh, direi che è fantastica, straordinaria. Poi
Questo qui è un coprisedia, non ve lo apro adesso perché non penso che vi interesserà, è una coprisedia, una sedia da gaming, magari vi lascio da qualche parte la foto così potete capire di cosa parlo, le classiche sedie che utilizzano i ragazzi per giocare per i videogiochi, quindi è un coprisedia in quanto la loro è in ecopelle, ma si stava praticamente tutta consumando e quindi ho deciso di prendere un coprisedia che tra l'altro non so neanche per certo che sia la misura giusta, quindi comunque eventualmente se siete interessati fatemi sapere che io vi dirò poi come è andata la prova, ecco. E se non sbaglio esattamente ho preso anche i copribraccioli perché proprio veramente si sono tutti consumati e quindi questi qua sono i copribraccioli della sedia. Adesso poi andremo a provare e vediamo come è venuta. Poi cerco di abbreviare, ho preso queste due piantine. Queste puzzano un po' verde. Ok, queste poi magari le vado un po' a sistemare. Vedete, mi aspettavo peggio, non sono male. Quindi questo ramoscello qui di piantine, poi non ho ancora finito. Questo accessorio qui che l'hanno voluto i miei figli, che sarebbe quello strumentino per togliere i puntini neri o per togliere le palline di grasso, boh, l'hanno visto su TikTok, quindi dice mamma prendilo, prendilo, vediamo come ci troviamo. Poi, queste qua sono delle micro perline, quindi delle perle profumate per il bucato. Guardate quanto sono carine. La cosa bella è che sono già fatte col sacchetto idrosolubile che quindi si può mettere in acqua e ad ogni colore corrisponde un profumo. Sì, ma buone buone ragazze, cioè vi farò sapere come sono questi detersivi di Shein, vi farò sapere, mi hanno veramente colpito e quindi non vedo l'ora di provarle. Poi queste qua che sono, anche queste non le apro perché combinerei un macello, comunque sono delle stelle filanti glitterate, anche di queste vi lascio magari la foto così vi potete rendere conto, anche perché non so se sono già montate o se sono di una, boh, allora. Vediamo un attimo, così vedete, penso che ci sarà per ognuna un filo, qualcosa, immagino. Vediamo. Sì, c'è la possibilità di inserire un filo qua oppure semplicemente di poggiarlo nel vostro albero. Comunque dei decori a stelle natalizio. E per ultimo, non per importanza, ah no, ancora c'è un'altra cosa. Questo qui, questo è un, se non mi ricordo male, un pretrattante o uno sbiancante. Non me lo ricordo, ci crede, ma allora credo che per come si è disegnato qui è una sorta di pretrattante roll-on, quindi uno smacchiante roll-on. Magari poi vi do conferma quando vado a vedere tutti i vari link che se vi interessano ve li metto in info box, vi do conferma di quello che è, comunque è uno smacchiante, sì. Ok, la busta è vuota, andiamo ad aprire questa, che era quella che mi interessava tantissimo. No vabbè, cioè questo già viene un cappuccino così bello da vedere che veramente viene voglia, troppo carina, sarà felice mio marito che ho preso un'ulteriore tazza. Ok, il mega haul di Shein è finito, 19 minuti di video, fatemi sapere che cosa ne pensate, vi ringrazio, grazie sempre a tutti, alla prossima, ciao!